Terza edizione del premio della cultura della legalità. Eh, Silvia Barchelli è la vincitrice del primo premio. Il racconto eh, con cui ha vinto questa edizione, che si intitola Dal fico in poi, e presenta anche un aspetto della cultura della legalità che non è solo il rispetto e quello ovviamente doveroso eh, per la lettera della legge, ma va oltre. Sì, perché si può arrivare a tanto partendo da poco e diffondere una cultura capillare della legalità come... Per esempio, una rete solidale che arrivi veramente dappertutto può essere certo. una bella contropartita nei confronti di questo. E rettoria. questo vuol dire anche i, i rapporti umani, cioè vuol dire anche coltivare i rapporti umani. Soprattutto, infatti, è nell'immobilismo e nell'isolamento che poi mh, la mafia, o le mafie per meglio dire, eh, si possono radicare più facilmente. Quando invece trovano una rete molto capillare, una solidarietà molto ramificata, eh, è più difficile installarsi. Dunque anche un premio letterario sulla legalità può aiutare a far crescere questa cultura di cui c'è molto bisogno. Certamente, le ACRI sono sempre state molto interessate alla legalità e più che altro anche a suscitare in tutto il territorio, in tutte le componenti della società, una riflessione seria appunto sulla legalità. Il premio letterario che già da qualche anno abbiamo organizzato serve appunto per rendere ancora più fruibile e più... Diciamo visibile a tutto il territorio, a tutte le componenti, appunto come dicevo prima, questa riflessione sulla legalità. E appunto, tramite gli elaborati, una riflessione che può essere ancora più acuta e più interessante per tutti noi. Dunque, il tema come Costituzione e resistenza è di forte attualità anche oggi, anche a molti anni di distanza da questi due eventi. Ma eh, lo vediamo tutti i giorni nella nostra vita parlamentare. La Costituzione va rispettata, va rispettata in ogni provvedimento normativo che facciamo. Quindi che i ragazzi lavorino su questi principi è molto importante perché evidentemente saranno loro poi domani che dovranno verificare e controllare che tutte le nostre norme, quindi l'assetto del nostro Paese, si rifaccia esattamente alla Costituzione. Questa Costituzione così importante che è emersa dopo la Resistenza. Il nostro Paese Resistenza e Costituzione sono parole che vivono insieme, che sono completamente in sintonia, proprio perché parlare di Costituzione è parlare di resistenza, la resistenza di tanti uomini e di tante donne che hanno costruito la libertà nel nostro Paese dopo l'infamia del nazismo e del fascismo. Il tema della Costituzione è di forte attualità anche per l'attuazione di una democrazia diffusa sul territorio. La Costituzione va riconquistata giorno per giorno, in particolar modo in questo momento si sente il bisogno che le forze politiche, pur nella loro diversità, contribuiscano a dare delle risposte condivise, perché l'Italia ha bisogno in qualche maniera di svecchiarsi, di rendersi più adeguata ai tempi moderni, tutto questo per favorire la convivenza civile e lo sviluppo. E quindi, nel mentre alcune persone di buona volontà lavorano per tentare di ehm, condividere delle scelte che servono al Paese, a prescindere dalla parte politica, ci sono altri che lavorano quotidianamente per distruggere tutto questo. Ecco, quindi credo che il messaggio che di attualità oggi si può dare eh, a questi giovani che si affacciano alla vita è quello di capire che la Costituzione non è un qualcosa di vecchio, è un qualcosa che eh, è frutto di, di un sacrificio, di un impegno dei nostri nonni, ma che comunque tutti i giorni va conquistato perché le vicende politiche attuali rischiano di appannare alcune parti di questa Costituzione. È un fatto molto importante eh, che una federazione di anziani e pensionati abbiamo coinvolto le scuole eh, su un tema forte come quello della Costituzione e della Resistenza. Ma, eh, questo è sempre stato un nostro desiderio fino da alcuni anni fa eh, abbiamo voluto praticamente fare questo perché volevamo che i giovani di oggi si ricordassero praticamente o gli venisse ricordato i valori della Resistenza che poi a suo tempo ha portato la Costituzione. Quindi volevamo che i nonni in particolare potessero raccontare ai nipoti quei periodi, quei tempi bui della nostra vita.